Chiara. Arianna. Età? 32. 34. Qual è il tuo percorso di studi? Ingegneria gestionale, triennale e magistrale. Sono laureata in scienze statistiche, curriculum matematico. Nel triennio ho conseguito la doppia laurea a Bologna in Inghilterra, poi ho concluso gli studi con la magistrale sempre a Bologna. Che lavoro fai? Sono una campaign specialist. Mi occupo nel dettaglio di ideazione, pianificazione, invio di campagne tramite mail, sms o notifiche e poi della loro successiva misurazione. Lavoro nella direzione innovazione, in particolare nella direzione dei sistemi informativi nell'area ambiente. Il lavoro consiste nell'ascoltare, raccogliere e in alcuni casi anche anticipare le esigenze degli utenti e poi tradurli in requisiti informativi. Quando hai capito che ti interessavano le materie STEM? La passione per le materie scientifiche ce l'ho da sempre. Il vero problema è stato che amavo molto sia italiano sia matematica. Anch'io provengo da un percorso umanistico, ma al termine del quale ho sentito l'esigenza di una maggiore concretezza. Per questo mi sono iscritta a ingegneria gestionale. Qual è stato il tuo più grande successo? Essere arrivata fin qui, ho tanta strada da fare, ma in questi anni ho arricchito quelle che sono le mie competenze, soprattutto nell'area ambiente, e anche nella mia vita privata mi sento realizzata. Un concorso dedicato ai nostri clienti che ha coinvolto molte strutture aziendali, il cui sfondo è stata la sostenibilità ambientale. Cosa diresti alle ragazze che oggi vogliono intraprendere una carriera STEM? Lanciatevi, seguite la vostra passione per le materie scientifiche e siate curiose. Continuate ad aggiornarvi sempre e ad imparare. Sarà un percorso ricco di emozioni, soddisfazioni, crescita e anche difficoltà. Non bisogna arrendersi e perseguire l'obiettivo con tanta tenacia e forza, senza farsi deviare dagli ostacoli. STEM e donna stanno bene insieme? Benissimo, in fondo noi donne siamo curiose per natura. Sono un connubio perfetto perché c'è la fusione tra la tenacia e la sensibilità che ci caratterizza. Grazie ragazze, un saluto con la mano.